Ok, iniziamo. Buonasera a tutti, grazie di essere qui e lì, quindi in presenza e da remoto. Non mi funziona il presenter. Ok, adesso sì. Allora, due parole su di me. Per chi non mi conosce, mi chiamo Alessandro Ronchi, sono attivo nella community Magento da tantissimi anni. Ho iniziato a lavorare con Magento nel 2009, scommettendo su questa piattaforma. Nello stesso anno scommettevo su Bitcoin, era meglio, ma vabbè, cambiamo argomento, perché sono coetanei. In questi anni ho organizzato eventi, in parte anche con le persone che sono presenti qui stasera, con il GRUSP, poi Mage Titans, quindi ci siamo allargati dall'Italia a una platea un po' più internazionale. Ho partecipato, ho contribuito diciamo, a numerosi eventi di Magento, ho contribuito anche al codice, ho fatto il core maintainer per quasi 4 anni. Sono stato nella task force che ha fondato la Magento Association e oggi membro del board della Mage OS Association, di cui vi parlerò. Come piace sempre dire, nel tempo libero lavoro in Bitbull come technical lead e diciamo, mi occupo di fare mentoring sul team. Il presenter. Ok, va, scusate, ogni tanto non va. Allora, oggi vi voglio raccontare che cos'è MageOS, perché è nato, quando, quali sono gli obiettivi, qual è un po' la visione che ha questo progetto, e anche le differenze rispetto alla Magento Association, se la conoscete. Allora, è un'iniziativa della community. Quindi partiamo subito col dire che non c'è un'azienda dietro a questa iniziativa. È la community, quello che rimane, diciamo, della community Magento dopo l'acquisizione da parte di Adobe. Sapete, nel 2018 Adobe acquisisce Magento, 1,67 miliardi di dollari. Pensate che all'epoca un 25% del codice che entrava a far parte della code base di Magento era prodotto da contributi della community, 25%. Più di 6.000 contributor, una community molto attiva. Io stesso, dicevo, ho partecipato allo sviluppo di un progetto amato e odiato, nel senso che ha una certa complessità, è il multisource inventory, se ne avete mai sentito parlare, quindi esatto, vedo qualcuno che sta bestemmiando in sala. Ok, è anche colpa mia. Ok, la prima cosa che si disabilita quando installi. All'epoca 20% della core di Magento era quella roba lì. Più di 70 moduli, 60 persone coordinate dall'engineering team. Diciamo che il 2018 è stato l'apice dello sviluppo Magento con la community. No, fai come vuoi. Fai come se fossi a casa tua. Ho studiato, me le ricordo più o meno le cose che devo dire. Ovviamente Adobe, acquisendo Magento, ha acquisito il diritto di farne ciò che voleva. Rassicurazioni chiaramente sul fatto che la community era importante, l'open source era importante, però diciamo che da un lato raccontava questo, dall'altro giustamente il loro marketing, i loro product owner facevano tutt'altro. Diciamo che hanno cominciato a investire soprattutto sulla propria piattaforma, quindi sulla personalizzazione, ovviamente Enterprise, Adobe Commerce, su un modello architetturale sempre più orientato a servizi Adobe chiaramente. Quindi da quel momento in poi le evoluzioni della piattaforma si sono un po' fermate. Da un punto di vista di base di codice, sono diventate fondamentalmente delle connessioni con servizi di Adobe e sempre più, diciamo, questa è la direttiva, c'è scritta proprio nelle technical guideline ufficiali, cioè tutti i nuovi contributi sono eventualmente, che non siano bug fix ovviamente o miglioramenti di performance, tutti i nuovi contributi si intendono come bridge, quindi moduli che fanno da ponte verso servizi Adobe. Alla fine del 2021, sì, alla fine del 2021, un gruppo di personaggi della community
tra cui il sottoscritto, hanno pensato di dire basta, nel senso di dire ok, questo è un progetto che in qualche modo è stato guidato dalla community, è giusto che la community abbia il suo peso. Quindi abbiamo scritto una lettera aperta alla community, è stata firmata da oltre 1600 persone, dicendo riprendiamoci in mano questo progetto, perché Adobe è giusto che faccia quello che deve fare, un'azienda se l'è comprato e tutto quello che volete, però non è corretto che tutto quello che c'è di buono che è stato seminato fino ad oggi vada disperso così. E quindi è nato, diciamo, questa idea. Ovviamente il nome MageOS, allora il marchio, sapete che il marchio, il nome Magento, il brand Magento è di proprietà di Adobe e quindi non è possibile utilizzarlo. Teoricamente uno degli obiettivi della Magento Association sarebbe quello di portare il brand fuori da Adobe. Adobe non interessa questo brand, addirittura oggi Magento.com redirige da Adobe, non cercano di non menzionarlo quasi mai Magento, tranne quando devono vendere Adobe Commerce, dicono Adobe Commerce, la gente dice che ah, Magento, ah ok, e quindi usano ancora questo nome, ma tendenzialmente è un nome che loro tendono a far sparire. E quindi non possiamo usare questo nome, abbiamo scelto MageOS, vabbè, il prefisso Mage ormai è sdoganato, ci rappresenta, OS ci piaceva perché sta sia per open source sia per operating system, perché quello che poi vedremo è che in realtà quello che stiamo costruendo è di fatto un sistema. E facciamo così, ok. Vi ho parlato di community. Che cosa? Questa è la definizione ufficiale di community presa da Wikipedia. Quindi è un gruppo, un'unità sociale che ha in comune elementi come luogo, nome, religione, valore, approccio, identità. Adesso li vediamo uno per uno. Questa è una presentazione che il nostro presidente, Kevin Aycock, sta portando un po' in giro nelle varie conferenze e quindi io, diciamo, ripercorro un po' i suoi passi. A lui piace raccontare questa storia. Vabbè, il luogo online è fisico, lo dimostriamo oggi proprio in questa occasione, stiamo avendo un meetup fisico ma anche online, non ci sono confini, quindi ci troviamo online su vari canali chat, sui forum, ci troviamo fisicamente alle conferenze, la prossima dove saremo presenti è il Mage Titans a Manchester tra meno di 20 giorni. E saremo lì a raccontare un po' questo progetto. Cosa ci guida? Quali sono le norme di questa comunità? Da sempre la community Magento è stata una community attenta a valori di correttezza, di inclusione, di giustizia, e quindi portiamo avanti ovviamente questi valori. Perché il prodotto di questi valori sono benessere e fiducia. Per poter portare avanti una piattaforma senza una guida, senza una company dietro, quindi senza una, prima era Magento Inc., oggi Adobe, occorre fiducia tra le parti, perché è davvero un progetto di tutti, dove ci sono ovviamente delle persone che guidano, ma queste persone, dopo lo vedremo, può essere chiunque, potete essere voi. Magento, per chi ha vissuto la community, è sempre stato qualcosa di più di un semplice piattaforma. Cioè, probabilmente, soprattutto per chi l'ha vissuto dall'inizio, ha rappresentato comunque una palestra, un modo di imparare tante cose nuove. Oggi magari possono sembrare obsolete alcune soluzioni tecniche anche di Magento, ma quando uscì Magento 1 e anche Magento 2 sotto certi aspetti, ha sempre portato dell'innovazione. Spesso anche sbagliato, diciamo, delle scelte, però gli eventi sono sempre stati un'occasione per ritrovarsi tra amici e per parlare di questa piattaforma, per fare di questa piattaforma il nostro culto, diciamo. Il principio di inclusion di cui vi parlavo prima, tanto per farvi un esempio, non so se conoscete la Pac-Man Rule, è una cosa che si è inventata una ragazza della community per dire quando ci si trova in una conferenza a parlare, si fa il classico cerchio, lasciamo sempre uno spazio aperto in modo da invitare chiunque ad unirsi, okay? Quindi non fare il classico gruppo chiuso che appunto no, dall'esterno sembra il gruppetto di amici che se la raccontano da solo, ma lasciare sempre l'apertura. Quindi questo è quello che ha sempre contraddistinto gli eventi Magento e quello che contraddistingue questo nuovo progetto. Ovviamente abbiamo obiettivi concreti, okay? Oggi abbiamo anche un merchant in sala, rappresentanti
di un merchant. È chiaro che ci divertiamo. Io ovviamente sono di parte e dico che faccio il mestiere più bello del mondo. Penso che siete d'accordo, però la realtà è che comunque dobbiamo essere pragmatici, risolviamo dei problemi veri, non stiamo qua a raccontarcela. E portiamo valore, valore economico, perché i merchant su questa piattaforma creano il proprio business, alcuni creano solo su questa piattaforma il proprio business. Ci sono tanti merchant che hanno il proprio business solo online, quindi non anche retail, ma solo online. E anche importanti a volte. Quindi dobbiamo sempre tenere presente che sì, ci divertiamo, sì, siamo amici, sì, ci vogliamo bene, ma poi alla fine c'è comunque un obiettivo pratico. Una cosa che vale in questo settore, ma secondo me vale nel campo del software, e voi se siete dev lo sapete benissimo, la richiesta di sviluppo, di sviluppatore, di competenze è sempre stata e purtroppo sarà sempre superiore all'offerta. E dico purtroppo perché il mondo, lo sapete che ormai e non solo il mondo che conosciamo, ma il mondo che verrà, gira sempre di più sul software. Sono competenze che non tutti abbracciano, che non tutti scelgono come professione. E io consiglio sempre a tutti, tanto ChatGPT in Italia è stato anche bannato, quindi non ci ruba il lavoro. Quindi sostanzialmente c'è spazio per tutti, cioè non siamo competitor, siamo co-competitor, cioè è vero, lavoriamo magari su clienti, cioè io lavoro su un cliente e tu lavori su un altro, quello sarebbe potuto essere il mio e viceversa, ma alla fine c'è spazio per tutti. Io non conosco persone, aziende che siano senza lavoro in questo settore se sanno fare il proprio mestiere. Siamo sempre stati animati da spirito di condivisione e lo vedremo poi praticamente in cosa si traduce. E la flessibilità di una piattaforma come MajorOS, io mi sto abituando a dire MajorOS per non usare Magento, perché questo è il nome che useremo noi per i problemi tra virgolette di copyright di cui parlavo. La flessibilità che ha questa piattaforma, lasciatemi dire, oggi non ha eguali. Come tutti lavoro anche con altre piattaforme, non è ovviamente la classica pallotta d'argento, non va bene in tutte le situazioni, ma questo vale anche per le altre piattaforme. A cosa ci serve questo progetto? Allora, prima si parlava anche qua in sala, Adobe ha sempre detto che non abbandona lo small business, quindi i piccoli merchant. Però tenete presente una cosa, che lo small business negli Stati Uniti non è lo small business che conosciamo noi in Italia e in Europa. Per gli Stati Uniti small business sono comunque aziende che fatturano dai 10 milioni in su, ok? Per noi questo è già un limite superiore. Per cui è vero che Adobe non abbandona gli small business, ma di fatto sta lasciando un terreno scoperto verso tutti quei merchant che magari diventeranno anche enterprise, però che se oggi vogliono iniziare il proprio percorso di crescita online con una piattaforma che una volta era un claim di Magento, e-commerce, Open Source Commerce Platform for Growth, chi ha un po' più di anni alle spalle se lo ricorda. Poi questo claim è stato tolto, ma per noi è ancora il claim più importante. Quindi è una piattaforma che consente anche a chi inizia di crescere. Questo mercato oggi è sempre più presidiato da altre soluzioni, Shopify, BigCommerce, Shopware. Come dicevo prima, non esiste la soluzione adatta a tutto. Considerate che allora, Shopper forse, poi io non lo conosco bene come ad esempio Giuseppe, però guarda molto al mercato americano, cioè in questo momento è molto concentrato al mercato americano, ed è l'unica altra piattaforma open source, anche se è un open source un po' diverso, nel senso che c'è comunque una direzione molto più forte di quanto non ci fosse su Magento. Le altre piattaforme sono tutte SaaS, e le piattaforme SaaS hanno dei grandissimi pregi, ma hanno anche cioè chiedono di accettare dei compromessi che non tutti sono disposti ad accettare, e lo vedremo. Nel momento in cui Adobe sposta tutto il mercato e-commerce verso i propri clienti, tenete presente che il cliente medio di Adobe, lasciate stare Photoshop, parliamo dell'Adobe che vende all'enterprise le sue piattaforme software, il cliente medio è Coca-Cola, ok?
È chiaro che va su quei clienti con un panorama di soluzioni Adobe che tendenzialmente coprono il 90% delle esigenze. E quindi è chiaro che un ecosistema come quello che oggi ancora esiste, sviluppatosi in tanti anni, voi considerate che Magento 2 sta per compiere 8 anni, Magento 2. Ok, Magento 1 è nato nel 2008, quindi il tempo passa in fretta. C'è un ecosistema enorme che in parte è anche derivato da Magento 1, quindi parliamo di un ecosistema che ha avuto 14 e più anni per evolvere, che se tu lo butti nel cestino all'oggi e al domani è un grandissimo peccato, perché obblighi comunque un sacco di aziende poi a cambiare mestiere o cambiare target. Ma non solo, non sto parlando soltanto di chi magari produce estensioni, produce servizi, ma parlo anche di agenzie, okay, come noi, che hanno un know-how, che non è soltanto una competenza tecnica, che ci sta che una competenza tecnica si debba rinnovare nel tempo, lo sappiamo, quando scegliamo questo lavoro lo sappiamo, ma è una competenza anche funzionale, una competenza di concetti. C'è un ecosistema fatto di sviluppatori, quindi tutto questo prenderlo e buttarlo nel cestino, non dico dall'oggi al domani, ma lentamente, però con una fine certa, a noi non è piaciuto. E poi ci siamo resi conto di una cosa, perché questo progetto MajorS è nato appunto poco più di un anno fa, abbiamo cominciato a lavorare a piccolo gruppo. All'inizio abbiamo scelto di non essere inclusive, okay? Perché abbiamo capito che essere inclusive dall'inizio avrebbe rallentato. Abbiamo cominciato a lavorare a piccolo gruppo, avevamo un obiettivo tecnico che vi racconterò, raggiunto. L'abbiamo raggiunto in tempo breve e ci siamo resi conto che la velocità che può avere comunque un piccolo gruppo molto a fuoco su delle problematiche non è paragonabile a quella che ha un elefante, ok? Come può essere Adobe. Adobe, ogni minima modifica che deve portare su Magento deve passare attraverso 10 livelli di difficoltà e poi c'è il mostro finale da battere. Noi siamo veloci, riusciamo a essere più veloci, innovativi e addirittura abbiamo avuto un riconoscimento da Magento stesso, cioè c'è stato un tweet di un sviluppatore Magento che ci ha detto: se risolvete questo problema avete risolto il problema principale di Magento e noi lo stiamo risolvendo, dopo ve lo racconto. Allora, qual è la vision che c'è sotto tutto questo? Allora, è un po' un ripasso se vogliamo. Abbiamo visto che c'è un ecosistema di provider, quindi sistemi di pagamento, sistemi di spedizione, ma a parte questo, stanno nascendo anche delle soluzioni alternative per lo storefront. Voi sapete che Luma è il front-end ufficiosamente deprecato, ok? Magento spinge su PWA Studio, però Luma esiste ancora. Nel frattempo sono nate delle soluzioni degli storefront slegati da Magento, cioè slegati nel senso non sviluppati da Magento, che possono essere utilizzati, View Storefront, IVA, io lo pronuncio così, si dovrebbe dire IVA, ma non mi piace. IVA, Breeze, uno degli ultimi. Allora l'idea qual è? Creiamo una distribuzione di base, il modello è un po' quello di Linux, lo vedremo tornare anche su altri piani, il modello Linux. Creiamo una distribuzione di base dove poi andiamo ad aggiungere al bisogno i componenti che ci servono davvero. Perché quando mi installo Magento devo avere tutto? Persino un Elastic che magari mi va benissimo un MySQL Search. Oggi sapete che Elastic è obbligatorio, è diventato obbligatorio, ma non tutti i merchant hanno nella ricerca la centralità della loro offerta. Pensate a dei brand che magari hanno un catalogo di prodotti ridotto, dove non è la ricerca lo strumento principale di utilizzo per l'utente. Quindi perché mi devi obbligare ad avere uno stack tecnologico più complesso, più costoso e che magari diventa anche una barriera per i nuovi sviluppatori che devono arrivare su questa piattaforma? A completamento di questa visione, ed è un qualcosa che è già iniziato, aggiungere funzionalità ad oggi come pacchetti esterni. Quindi cominciare e quando prenderà, diciamo, molto piede quel filone lì, cominceremo a differenziarci molto da Magento, diventeremo MajorS, diventeremo a quel punto una scelta per i merchant. Saremo sempre retrocompatibili, finché potremo cercheremo di essere retrocompatibili. Però il nostro obiettivo è di diventare una possibile scelta, perché quello che offriamo in termini di distribuzioni, prestazioni, pacchetti aggiuntivi deve fare la differenza.
Ovviamente abbiamo anche nel mirino le prestazioni. Come vi dicevo, la community rispetto all'inizio, i numeri che oggi racconta Adobe di contribution sono più che dimezzati, okay? Quindi la community è molto diminuita. La buona notizia è che la community che oggi ha abbracciato MajorOS è una community storica di persone molto in gamba, anche ex core developer, e quello che vi mostrerò anche come risultati raggiunti lo testimonia. Come si ottiene tutto questo? Come si fa a creare una nuova, passatemi il termine, piattaforma e-commerce? Ci vogliono due cose, ci siamo detti: tecnologia e organizzazione. Okay? Partendo dall'organizzazione, avremo due entità distinte. La prima è la MajorOS Association, è un'associazione costituita in Polonia da qualche giorno, siamo ufficialmente riconosciuti come entità giuridica. È stato un percorso abbastanza lungo perché la Polonia. Abbiamo scelto la Polonia perché abbiamo uno dei membri del board che aveva già avuto esperienza in quel paese di creare associazioni no profit. La Polonia è un paese molto, diciamo, rigido, okay? No, non tanto burocratico, però quando fai qualcosa in Polonia devi dimostrare che sei serio, che fai le cose seriamente. La fondazione dell'associazione, tanto per dirvi, ha richiesto che ci fossero le persone fisicamente presenti il giorno della Costituzione. L'idea è un'associazione finanziata con quote associative, non da sponsor. Qua c'è la differenza con la Magento Association. La Magento Association è finanziata da sponsor. Qual è la differenza? Gli sponsor hanno delle pretese. Gli sponsor ti sponsorizzano per avere visibilità. Quindi tu, diciamo, nella migliore delle ipotesi, non devi fare nulla che infastidisca gli sponsor. Nella peggiore delle ipotesi, devi fare qualcosa che li compiaccia. Considerate che il principale sponsor di Magento Association è Adobe. Pensate che Magento Association possa essere realmente libera di dire e fare quello che vuole? Ovviamente no, deve comunque sottostare, compiacere ovviamente lo sponsor principale. Quindi noi non vogliamo sponsor, noi vogliamo supporter, noi vogliamo gente che crede nel progetto e che quindi finanzi questo progetto, non per avere visibilità, ma per avere tutto quello che abbiamo visto, cioè un ecosistema dove possa prosperare, che sia un individuo, un professionista, un'azienda. Le quote associative saranno per individui nell'ordine di qualche dollaro, per professionisti nell'ordine di un centinaio di dollari. Per le aziende, allora poi andremo a fare degli scaglioni un po' più importanti a seconda di quanto l'azienda poi crede nel progetto e ha voglia di partecipare. Però diciamo accessibile comunque al singolo individuo, sicuramente accessibile. Il board, ovviamente il bootstrap è stato fatto da noi stessi. Il primo board che si è insediato, poi, cioè, già è difficile, poi lo dico pure 2 volte. In self-service, cioè noi ci siamo guardati in faccia, noi che abbiamo scritto la lettera, noi che abbiamo iniziato a fare queste cose, abbiamo detto il primo board siamo noi. Cioè. Dopodiché abbiamo scritto uno statuto dove c'è dichiarato che il board si conferma o si cambia tutti gli anni nell'Assemblea Generale. Chi partecipa all'Assemblea Generale? Tutti i supporter, tutti coloro che partecipano all'associazione. Quindi chiunque domani può fare il presidente, il vicepresidente, il tesoriere, il segretario o può sedere nel board o in una business committee. L'idea è che questa associazione sia un'associazione di coordinamento, di coordinamento di attività, di gestione del marchio MajorOS, non Magento, e di promozione del marketing. Cosa vuol dire? Noi, come dicevamo prima, se voi oggi andate su magento.com, venite rediretti ad Adobe Commerce. Oggi un merchant che vuole sapere, che vuole avere informazioni su cos'è Magento Open Source, da Adobe non le ottiene. Ok? Quindi una cosa che abbiamo fatto ed abbiamo rilasciato da pochissimo il nuovo sito è stata ricostruire con le nostre forze, quindi comunque nei limiti delle nostre forze, ma comunque con uno sforzo non indifferente, ricostruire tutti quei contenuti che spiegano che cos'è Magento Open Source come piattaforma. Quindi oggi un merchant che vuole sapere che cos'è Magento Open Source può andare su majors.org e lì ritrova i vecchi contenuti, ovviamente riscritti per non andare a violare nessun copyright, eccetera. Questo Majors Association è quello che esiste oggi. Cosa vogliamo fare ancora? Vogliamo andare a creare una company che sarà posseduta dall'associazione e quindi dalla community, che
spingerà anche i merchant che oggi sono titubanti verso una piattaforma open source ad abbracciarla, perché ci siamo resi conto che 8 volte su 10 il merchant non sceglie Adobe Commerce, comunque la versione enterprise di Magento, per le funzionalità che offre, ma per il supporto che dà o che dovrebbe dare. La nostra decisione è: creiamo un'azienda che assumerà persone, che ovviamente si finanzierà, cioè offrirà dei pacchetti di supporto con i quali pagherà le persone per andare a creare dei sistemi di SLA e di long-term support, che è quello che manca nel mondo enterprise, cioè l'offerta enterprise sul modello Red Hat, sul modello Linux, no? Quindi il manager della grande azienda domani potrà stare sereno, scegliere MajorOS, perché comunque potrà contare anche su un supporto, ok? Non sarà obbligato a scegliere una piattaforma Adobe Commerce solo per essere tranquillo di avere qualcuno che lo sa. Questa azienda non farà competizione all'ecosistema, non è un'azienda che farà sviluppo, non è un'azienda che farà alcun tipo di attività in contrasto con l'ecosistema, anzi porterà al lavoro l'ecosistema, ok? Girerà al lavoro, ai professionisti, alle aziende. È probabile che arrivino richieste a questa azienda o direttamente all'association. L'idea è di alimentare e far prosperare l'ecosistema, è da lì che siamo nati. Vabbè, qualche foto così giusto di rito, i risultati più o meno ve li ho già raccontati. Oggi abbiamo un board di 8 persone, due fanno parte di una commissione che vigila sul board, quindi abbiamo deciso di avere una commissione separata che controlla quello che fa il board ed eventualmente alza la mano se vede qualcosa che non va. I ruoli cambieranno. Io oggi sono tesoriere semplicemente perché era un ruolo vacante e io ho accettato di assumerlo, ma presto ci sarà il tesoriere ufficiale. Io, diciamo, farò un passo indietro, rimarrò nel board e poi alla prossima assemblea generale, se sarò confermato, sarà un onore servire, altrimenti andrò a fare altro. Abbiamo canale Discord con già 700 membri, sono già più di quelli che ha lo Slack di Magento Association, cioè, solo per dire. La partecipazione attiva, i risultati che adesso vi mostrerò sono stati ottenuti grazie alla collaborazione di persone che contribuiscono a questo progetto e siamo ancora una formica. Stanno nascendo rappresentative locali, ad esempio è nata l'associazione in Olanda, è nata la MajorOS Netherlands, è nata prima come entità legale della MajorOS Association ufficiale. Stanno nascendo rappresentative locali anche in Polonia, in Ucraina, in altri paesi e in Italia, nel senso che oggi siamo qui a raccontarci questa cosa. Abbiamo un canale dedicato su Discord e facciamoci sentire. Ecco, non dobbiamo necessariamente fondare un'associazione in Italia, non serve, ma un meetup, un'occasione come questa va benissimo. E a tal proposito, grazie Pug Romagna. Tra l'altro, io sono uno dei founder del Pug More e sono proprio in terra nemica, cioè poi vabbè, abbandona. Vabbè. Ok, quindi vi ho raccontato la parte organizzativa. Tecnologicamente, che cos'è MajorOS? Allora, la prima sfida, la prima cosa che abbiamo dovuto fare è stata affrancarci da Adobe. Ma forse non tutti si rendono conto che quando andiamo a creare un progetto Magento, quando facciamo il classico Composer Create Project, noi non andiamo a scaricare il codice da GitHub, noi andiamo a scaricare il codice da un repo privato di Adobe, tant'è vero che servono le credenziali. Quel codice che scarichiamo è una pacchettizzazione di codice che ovviamente sta sul repo GitHub, ma non sta così come sul repo di GitHub. Tant'è vero che se io mi prendo quello mi trovo tutto Magento in upcode. Ok? Quella roba lì è closed source. Ok? Quello che succede dietro le quinte non è dato sapere, non è stato mai reso pubblico. Quindi la prima cosa che ci siamo detti è: che succede se domani, non succede, ma che succede se domani Adobe chiude il rubinetto e decide che non si possono più creare progetti così? E se tu vuoi farti un progetto con Magento Open Source, ti devi clonare il repo di GitHub con tutti i problemi poi di aggiornabilità che hai, perché non hai poi Magento nella vendor, ok? E allora la prima cosa che è stata fatta è stata proprio quella, cioè ricreare un sistema che, partendo dal repository di GitHub, andasse a pacchettizzare il codice di
di Magento, che vi permettesse di fare Composer Create Project anziché puntando al repo Adobe, puntando al repo MageOS, che è free, libero, gratuito, e anche ci sono anche dei mirror già presenti. Poi siamo andati a far sì che questo sistema si autoaggiornasse tutte le notti. Okay, quindi abbiamo attraverso le GitHub Action abbiamo creato dei meccanismi che fanno sì che ogni notte questo sistema che pacchettizza le versioni di Magento giri, vada a prendersi le eventuali modifiche dall'upstream, che sarebbe il codice originale di Magento, e vada a creare i pacchetti. Abbiamo automatizzato la creazione di repository, perché poi a parte il repo di Magento che abbiamo copiato, diciamo, abbiamo creato delle fork, dei mirror, della documentazione, di tutto, per evitare che appunto domani magari si potesse perdere. Oggi abbiamo anche dei repository in più che contengono codice nostro, di cose che facciamo noi, e li gestiamo con Terraform, dando i permessi di accesso ai vari gruppi. C'è un ambiente di sviluppo Gitpod che si può lanciare con un comando se si vuole sperimentare. Stiamo studiando delle strategie per fare appunto rilasci indipendenti. Cosa sono i rilasci indipendenti? Oggi voi siete abituati ai rilasci di Magento 2, 4, 5, 2, 4, 6, bla bla bla. Sapete che quelli sono nomi commerciali, non usano il semantic versioning. MageOS, nel prossimo trimestre, l'obiettivo che si pone è quello di andare a creare appunto dei rilasci. Non seguiremo la numerazione Magento. E dichiareremo, poi faremo un mapping di compatibilità, perché l'obiettivo comunque è di essere finché possibile retrocompatibili, ok? Sia con ovviamente l'open source che con Adobe Commerce, al netto dei moduli chiaramente commerciali. Più o meno quello che vi ho raccontato è rappresentato anche in questa roadmap grafica. Un primo risultato tecnico che ci ha fatto capire che eravamo più veloci di Adobe sono state le Nightly Build, che sono lì in fondo a novembre. Voi oggi, se volete vedere lo stato del codice di Magento ad oggi, l'unica cosa che potete fare è andare a prendervi e a farvi il clone del codice su GitHub. Non esistono Nightly Build di Magento, okay? Cioè non potete andare a fare un project con Magento in vendor a una release di oggi. Noi abbiamo invece costruito questo sistema, cioè grazie all'automazione che abbiamo messo in piedi andiamo a produrre anche le Nightly Build. Questo ha un vantaggio perché ovviamente se qualcosa non funziona ce ne accorgiamo, cioè se la code base di Magento è in uno stato non valido, nel momento in cui andiamo a costruire Nightly Build ci fallisce la pipeline, e ci siamo accorti in effetti in anticipo che c'era un problema di compatibilità su Elastic in uno degli ultimi rilasci. Prima di Magento, ce ne siamo accorti prima di loro, per dire. Qui non c'è però un altro grande risultato su cui stiamo in parte ottenuto, ma che dobbiamo raffinare, e sul quale Magento stessa ci ha in qualche modo fatto complimenti. Poi non so se la persona che ha twittato adesso l'hanno licenziata, però... Allora, sapete, il grosso problema di Magento si chiama Dependency Hell. È una piattaforma legacy che ha le radici, affonda comunque le radici in Magento 1, e Magento 1 era una piattaforma completamente accoppiata, no? La famosa Mage God Class con cui si faceva tutto. Oggi se fate una pull request, se volete fare un contributo su Magento, fate una pull request, la prima cosa che accade e che deve partire è che parte una suite di test che vi deve dire se si è rotto qualcosa. Questa suite di test fa partire tutti i test di Magento, poi impiega ore, e se si è in un momento particolare di traffico, cioè di molti contribution, può darsi pure che il risultato tu lo abbia il giorno dopo. Okay? Questo perché? Perché appunto io cambio magari una virgola in una classe e mi partono tutti i test di tutta la piattaforma. Noi cosa siamo andati a fare? Siamo andati ad analizzare, partendo dalle modifiche al codice che vengono apportate, quali sono effettivamente le parti di core impattate dalle nostre modifiche, e andiamo a testare soltanto, a eseguire soltanto i test relativi a quelle classi, ok? In alcuni casi abbiamo dei test che girano in 5 minuti, cioè io il responso sulla mia contribution ce l'ho dopo 5 minuti. Questo ovviamente cosa fa? Fa sì che chi sta facendo un contributo rimane sul pezzo, perché se sa che dopo 5 minuti o qualche minuto avrà
un responso e dirà ok, tutto a posto, oppure si è rotto questo, magari continua a fare quello che sta facendo. Se io devo aspettare il giorno dopo, magari poi il lavoro, sappiamo che contribution è tendenzialmente volontariato, quindi non è che sto lì a lavorare per te. Questo può avere un grande impatto. E un altro beneficio di questo tipo di analisi delle dipendenze è che potremmo iniziare a semplificare il codice, perché capendo dove sono tutta una serie di intrighi di dipendenze, se riusciamo a sbrogliare questo spaghetti code, possiamo andare a ottenere una piattaforma migliore. Uno dei nostri obiettivi è quello di migliorare la cosiddetta developer experience, quindi il fatto che lo sviluppatore abbia piacere a lavorare con la piattaforma, non che bestemmi ogni 2x3. Ok, quindi vi ho raccontato un po' quello che siamo arrivati a fare fino a marzo. Prossimo trimestre lanceremo le quote associative, e faremo il nostro primo rilascio. Probabilmente il primo rilascio seguirà una nomenclatura basata sull'anno e una numerazione progressiva. Poi vedremo se è il caso di trovare qualcosa di più significativo, e cominceremo a lavorare sulla distribuzione base e poi su quelle aggiuntive. Vabbè, le persone, le famose 10 persone di cui parlavo prima, cambieranno a breve, qualcuno cambierà, perché sarà il tesoriere che va a sostituire me, io sostituisco qualcun altro. Laura e Simon sono le persone che fanno parte della Business Control Committee, cioè loro due guardano quello che facciamo noi altri e ci dicono attenzione, qui state magari violando lo statuto, c'è qualcosa che non ci torna, eccetera. Vabbè, una slide dovuta, questa è la cosa che invecchia più rapidamente di tutte. Queste sono alcune delle persone che ad oggi hanno contribuito al progetto. Quando vi dico che Magento oggi comunque ha circa 3.000 contributor, aveva più di 6.000 nel 2018, considerate che quello che abbiamo fatto l'abbiamo fatto con queste persone qua, capite che potenziale c'è. Se riusciamo veramente a portare lo spirito di collaborazione a un numero di persone elevato e riusciamo addirittura ad avere i fondi per pensare anche di pagare alcune persone per vivere di questo, noi siamo sicuri che la cosa possa avere un futuro. Un riepilogo brevissimo, poi ci salutiamo, spazio alle domande se ne avete. Allora, perché, a cosa serve MagioS? Ai merchant e alle agenzie. Beh, merchant abbiamo detto, è una piattaforma flessibile, cioè è l'unica piattaforma che ho davanti alla quale oggi uno sviluppatore non ti può dire non si può fare, al massimo ti può dire costa un botto farlo, ma si può fare, si può sempre fare qualcosa. Piattaforma per crescere, si parte piccoli, si scala, e Magento scala con MagioS, scala con noi. Abbiamo un ecosistema di integrazioni, servizi, provider anche di hosting, perché stiamo parlando di una piattaforma on-premise, quindi da qualche parte va ostata, e ci sono tutta una serie di provider già pronti. Non a caso sono tra i nostri principali supporter, ok? Sono quelli che oggi ci hanno già messo a disposizione alcune facility. Soldi non ne potevamo ancora raccogliere perché non avevamo ancora un'entità giuridica, ma ci hanno dato una mano o tempo delle loro persone. Una cosa molto importante, una differenza molto importante, qui non c'entra tanto MagioS, Magento, c'entra la differenza tra una piattaforma on-premise rispetto a una piattaforma SaaS. In una piattaforma SaaS noi non siamo owner dei nostri dati, del nostro codice, in definitiva del nostro business. Qualcuno lo accetta, è anche contento di accettarlo, ma non tutti lo fanno. Voi sapete bene, su Shopify, tanto per fare un esempio, io voglio scaricarmi il catalogo, devo chiedere di scaricarlo e poi loro mi mandano un'email quando è pronto, cioè non ho neanche accesso al DB con i miei dati, e sono i miei dati. Quindi su questo elemento di ownership calco un po' la mano, perché può fare la differenza in alcuni casi, anche in termini di GDPR o di regole a cui magari dei merchant devono sottostare. E infine, come vi dicevo, qui non c'è dietro un'azienda che decide come deve evolvere un prodotto in funzione delle proprie della propria visione del business o dei propri big client, no? Qui c'è una community, e il merchant stesso è community, il merchant stesso può influenzare lo sviluppo di questa piattaforma. Mettendosi insieme si può andare a migliorarla
e a creare quello che serve realmente per vendere. Siamo qui per creare valore. Le agenzie, ovviamente, è una piattaforma che ha tanti anni comunque alle spalle, è matura, testata, ha dei problemi, si possono risolvere. C'è la possibilità di personalizzarla, c'è un grande ecosistema fatto sia di servizi pronti, ma anche di sviluppatori, di know-how, che se non andiamo a prenderlo adesso, poi andrà disperso, andrà ricreato da zero. Uno dei nostri obiettivi sarà sicuramente quello di ripensare, cioè di pensare a un percorso educativo, eventualmente anche a delle certificazioni. Non è in roadmap per quest'anno, però sicuramente potrebbe essere un obiettivo importante. C'è una comunità a disposizione, vi dico una cosa importantissima: non c'è nel momento in cui si diventa supporter di questa tecnologia, non c'è niente da vendere. Non so quanti di voi magari sono partner di una piattaforma o dell'altra, sapete che comunque la pressione commerciale c'è. Nel momento in cui io divento Adobe partner, Adobe gradisce che io venda le sue versioni. Se io sviluppo un progetto con l'open source, Adobe non gradisce. Vale anche per Shopify, chiaramente. Se io faccio un progetto Shopify, è chiaro che Shopify gradisce di più se io uso Shopify Payments piuttosto che Klarna, no? Ecco, poi non è che sono tassativi, però sappiamo come funziona. Ecco, qua non c'è niente da vendere. Qui non c'è una pressione, non c'è un'azienda che chiede di vendere, neanche il supporto. Il supporto non è qualcosa che va venduto, il supporto è qualcosa che eventualmente i merchant acquistano per avere una propria sicurezza. Ok, allora io il consiglio che vi do, ovviamente seguiteci su tutti i nostri canali, e il consiglio che vi do però è quello di iscrivervi alla newsletter, perché quello è sicuramente il principale, che se non volete essere voi attivi a partecipare in Discord, andarvi a vedere il sito, Twitter, eccetera, newsletter è passivo. Quando, e non spammiamo, mandiamo diciamo una newsletter al mese, ma la prossima probabilmente conterrà informazioni utili sull'associazione, su come aderire all'associazione, quindi se volete iscrivetevi e restate aggiornati. Io vi ringrazio ovviamente il Pug Extera, ho pronunciato bene, che ci ha ospitato, chi è in sala, chi è da casa o addirittura in ufficio. C'è spazio per domande, credo, no? Cioè, il tempo c'è, poi se ne avete, sono qua a disposizione.